Ogni anno l'Europa esporta milioni di tonnellate di rifiuti nei paesi in via di sviluppo. Sacchi della spazzatura e dispositivi elettronici vengono smaltiti dall'altra parte del mondo. Con quale impatto sull'ambiente? C'è pas notre rôle de recevoir les déchets des autres. Si stima che un terzo delle spedizioni di questo business altamente lucrativo sia illegale. Le organizzazioni criminali guadagnano miliardi. It's essential not only to stop a container, but to identify the network behind. L'Unione Europea ha deciso di limitare le esportazioni di rifiuti ed incoraggiare il riciclaggio nel vecchio continente. Ma è davvero fattibile? Per girare questo episodio abbiamo attraversato il Mediterraneo. Siamo in Tunisia. Qualche anno fa, il paese è stato al centro di un caso di traffico illecito di rifiuti domestici provenienti dall'Italia. Les faits remontent à 2020. Près de 300 conteneurs remplis de déchets arrivaient dans le port de Sousse. La société civile a joué un rôle crucial pour obtenir le renvoi d'une grande partie des déchets en Italie et plusieurs condamnations sur les deux rives de la Méditerranée. Houssem est le fondateur d'une association qui promuove il riciclaggio à Tunisie. Fa parte della rete Tunisia Verde che si è battuta per rispedire i rifiuti in Europa. C'est une soirée sacrée, une petite victoire pour la Tunisie, pour l'Afrique et pour toute bonne conscience écologique. Et c'était aussi pour donner un message aux autres pays de la rive sud que c'est réalisable. C'est un réseau de ce qu'on appelle l'écomafia qui impliquait aussi donc des sociétés, qui impliquait aussi donc des politiciens. Moi, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Quoi. Una vicenda in cui rimangono molte zone d'ombra. Quest'anno le dogane italiane hanno sequestrato altre 82 tonnellate di rifiuti diretti in Tunisia. Un ex deputato ha lanciato l'allarme dall'Italia per anni. La convenzione di Bâle exige tel déchet peut être importé, d'autres non, mais quand même en Tunisie, il y a des rapports et disent que tel port comme le port du Bizerte, il est devenu noble, ils peuvent importer du déchet et aussi l'exporter vers d'autres continent e vers d'autres pays de l'Afrique. La gestione dei rifiuti è una questione spinosa in Tunisia. Il paese ha lanciato un importante piano di modernizzazione, ma i rifiuti vengono spesso seppelliti senza essere differenziati in enormi discariche. In alcuni casi senza nessun tipo di controllo, come in questa discarica nella periferia sud della capitale. Là on voit bien maintenant l'eau qui stagne. Et puis il devient pollué. Et ça infecte un peu la nappe phréatique. Le problème ici, c'est une zone humide. Donc c'est une zone où on ne doit pas mettre des gravats parce que ça empêche la circulation de l'eau. Et surtout tout ce qui est déchets ménagers parce qu'ils dégagent ce qu'on appelle l'XVA. C'est un peu dangereux même. In base a un nuovo regolamento europeo appena entrato in vigore, i paesi che non sono membri dell'OCSE, come la Tunisia, dovranno dimostrare di avere la capacità di trattare i rifiuti in modo sostenibile per poterli ricevere. L'esportazione di rifiuti di plastica al di fuori dell'Unione Europea sarà vietata. Okay. You're in the flight. Il regolamento prevede anche nuovi strumenti per combattere le ecomafie. Torniamo in Europa per saperne di più. On est à Gênes, c'est la principale ville portuaire de Méditerranée. Ici, il paraît que les douaniers sont à la pointe dans la lutte contre le trafic illégal de déchets. Ogni anno più di un milione di container passano per queste banchine. Alcuni di questi rifiuti vengono esportati con false dichiarazioni doganali. Gli agenti hanno fermato questo container pieno di gomma bruciata prima che partisse per la Thailandia. Questo materiale è stato trattato in modo non corretto e non solo, viene spedito a una nazione che non ha degli ricevitori che possono poi trattarlo e riciclarlo in modo corretto. Noi come Europa produciamo molto scarto, questo scarto potrebbe essere riutilizzato, riqualificato, le aziende vengono pagate per farlo, ma poi in realtà non lo fanno e le organizzazioni criminali cercano di guadagnare su questo surplus e incassare i soldi che invece vengono investiti per riciclare correttamente questo materiale. Le dogane italiane partecipano a un nuovo sistema europeo di allerta rapida.
viene attivato quando identificano carichi sospetti che possono essere scannerizzati e ispezionati. Questo container dovrebbe trasportare nuove apparecchiature in Malesia. Ma alcuni vecchi decoder TV hanno incuriosito i funzionari doganali. In realtà si tratta di rifiuti elettronici. I prodotti vengono spaccati, si estrae la scheda elettronica che viene bruciata per recuperare i metalli preziosi. And the rest might be buried or yeah, illegal landfills here and there. An high impact on the environment in Malaysia for sure. Just to collect few grams of precious material inside. L'Unione Europea ha anche rafforzato la legge sui reati ambientali, con pene più severe e un elenco esteso di reati. L'Ufficio Europeo Antifrode svolge un ruolo chiave nel coordinamento delle indagini. In particular for environmental cases, it's essential to put together not only customs authorities that are our natural counterpart, but also environmental authorities. So we try to build a bridge between EU from one side and the country of destination, and then investigate in the country of export if there is a network behind and work in order to dismantle the network. I rifiuti sono spesso una risorsa preziosa. Le nuove regole incoraggiano il trasferimento e il recupero dei rifiuti all'interno dell'Unione Europea. Ci spostiamo dall'Italia al nord della Francia. Alors quels sont les défis et les opportunités d'une meilleure gestion des déchets? On va demander à l'un des leaders européens du recyclage. Questo impianto ricicla vecchi cavi. Ha una capacità di 20.000 tonnellate all'anno, l'equivalente di due torri Eiffel. En bout de ligne, on obtient du cuivre. On le vend aux affineurs de cuivre en Belgique et en Allemagne principalement. Il rame è un materiale critico per far fronte all'elettrificazione dell'economia. Questa azienda ha sfruttato i fondi del piano di recupero francese per ricollocare la sua attività. Avant, on exportait en Asie parce qu'il n'y avait pas assez de consommation en Europe. Ça nous permet d'alimenter les raffineries européennes de cuivre et d'éviter aussi que soient envoyés en Asie des métaux stratégiques. Tuttavia, meno del 12% dei materiali consumati oggi nell'Unione Europea proviene dal riciclo. Et là, on a vraiment besoin d'une politique forte aussi de l'Europe, une politique incitative. Au même titre que nous avons des objectifs de recyclage ambitieux, d'avoir des incitations pour les industriels à consommer des matières recyclées. Et aujourd'hui, c'est encore très insuffisant. Il faut consommer et développer l'incorporation de matières recyclées dans les nouveaux produits qu'on consomme sur le territoire européen. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve le mois prochain. On parlera de lutte contre le greenwashing. À bientôt.